Come sapete, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto non matura la riflessione che collettivamente avevamo fatta su questo tema e purtroppo questa decisione coincideva con la decadenza della delega. Devo dire però che questa decisione non annulla due punti fermi dai quali ripartire. Il primo è che il tema non è accantonabile perché è venuto crescendo nella discussione, e secondo perché comunque in Parlamento sono presenti più proposte di legge che erano state sospese in attesa della definizione di un quadro organico da parte del governo a seguito della delega fiscale, dell'articolo 14 della delega fiscale, e che è impensabile che se questo quadro di intervento non riprendesse fiato restino ferme. Quindi io credo che questo sia un primo punto di chiarimento tra noi, anche per il governo, anche nella riflessione collettiva. La seconda riflessione è che comunque dal lavoro che è stato fatto in questi mesi, che è stato fatto in rapporto con le associazioni di categoria, i concessionari, le associazioni di rappresentanza sociale, il gruppo interparlamentare, quindi tutti i soggetti che si occupano di gioco, è emerso un impianto dal quale complessivamente non si può uscire. Quindi da un lato l'iniziativa parlamentare non è morta, anzi paradossalmente riprende vigore dall'assenza dell'iniziativa del governo. Dall'altro, i contenuti del lavoro di questi 7 mesi di preparatori non sono accantonabili, e quindi con questi due presupposti noi abbiamo di fronte a noi due scelte possibili sulle quali nei prossimi ore, settimane, giorni saremo chiamati a riflettere a partire dal Parlamento: se riaprire la delega e dare dei tempi certi a questo punto al governo per presentarla immediatamente dopo la pausa estiva, o se avviare un iter legislativo di uno o più disegni di legge, al limite anche come talvolta si fa, facendo dei diversi disegni di legge un unico tavolo, un unico testo, un unico punto di discussione. È una scelta che andrà fatta rapidamente perché l'argomento non può restare fermo, anche perché l'urgenza, adesso sono stati citati alcuni argomenti, alcuni temi, sono tali che conviene a tutti, conviene allo Stato, conviene ovviamente anche al Parlamento che ne è promotore, ma conviene anche agli operatori, che questa situazione non resti e non diventi una situazione di stallo.